nome del Circolo Vie Nuove e del Forum per i problemi della pace e della guerra, alla sedicesima edizione del corso di geopolitica che si tiene quest'anno. Il tema lo conoscete, ma vi siete anche iscritti. Oltre alla tavola rotonda ci saranno 7 serate, il programma lo avete. Vi ricordo quest'anno anche la collaborazione con il River to River Festival, che è il festival di cinema indiano che ogni anno nel corso della 50 giorni di cinema si tiene in autunno e che quest'anno ci regala, diciamo, un film che si terrà nel corso della revisione del programma mercoledì 18 febbraio. Quindi oltre il lunedì ci sarà questa serata in più, insomma, che si terrà sempre qui e che vedremo questo film, che è un inedito, insomma, quindi nessuno di noi lo conosce. Vi ricordo, avete avuto forse il volantino, però ve lo ricordo, questo è al di fuori del corso. Abbiamo organizzato 2 serate, giovedì questo e giovedì prossimo, 5 e 12 febbraio, su temi economici, di politica economica, sul debito pubblico e sull'evasione fiscale. E quindi il programma, insomma, non ve lo so dire, avete i volantini, insomma, comunque avremo Massimo Mucchetti e Pierluigi Ciocca e Paolo Savona giovedì prossimo a parlare di debito pubblico, quindi questa è una serata in più, insomma, che vi invito a frequentare. Per il resto vi lascio la parola a Alberto Tonini, che presenterà gli ospiti, e grazie ancora. Rincontrati prima dell'estate per cominciare a ragionare sul tema del corso di geopolitica del 2015, le ipotesi sul tavolo naturalmente erano numerose, tutte molto accattivanti, devo dire. Si parlava molto di Grecia, di crisi dell'euro, si parlava molto naturalmente di Cina, che è un tema oggi molto presente, ma si parlava molto anche di Iran, di nucleare, di Iran. E quindi ci siamo a lungo interrogati su quale potesse essere la scelta più accattivante per il pubblico che di solito frequenta questa iniziativa. E come talvolta ci succede, abbiamo poi deciso di fare una scelta un po' controcorrente, perché di India si parla in realtà molto meno di quanto meriterebbe parlare. Se ne parla molto meno e se ne parla spesso in termini un po' orientalisti o esotici. Cioè l'India ci viene agli occhi per i Maharaja, o per i Guru, o per il Gange, o per la vicenda dei Marò in tempi più recenti. Ma forse non c'è mai stata data l'occasione di avvicinarsi in modo un po' più attento, un po' più problematico, un po' più curioso a una realtà che è molto, molto ampia, molto variegata, molto complessa, molto interessante. E quindi questa è la ragione, fondamentalmente ci ha convinto di proporre un tema che difficilmente è sulle prime pagine dei giornali, come dicevo inizialmente. Questa di stasera, come sapete, è la serata di apertura e abbiamo anche i nostri ospiti, i nostri relatori, che ringrazio anticipatamente, hanno anche l'onere di convincere molti di voi che vale la pena iscriversi, vale la pena frequentare non soltanto la serata odierna, ma anche le prossime serate. E quindi quello che abbiamo chiesto ai nostri relatori è una introduzione che non abbia la pretesa di dire tutto, perché non è possibile esaurire un argomento di tale vastità in una sola serata, ma che nello stesso tempo riesca ad accendere la curiosità vostra e nostra su quelli che poi saranno gli argomenti di approfondimento delle prossime settimane. Seduti insieme a me al tavolo abbiamo il professor Giampaolo Carchinovati, che è per alcuni di voi una vecchia conoscenza, non in termini anagrafici naturalmente, ma in termini di frequentazione di questo circolo e di questo corso di geopolitica in particolare. Giampaolo Carchinovati, che è stato docente di storia dei paesi afroasiatici, ha insegnato a Pavia, a Urbino e anche in altre sedi, oltre ad aver collaborato e continua a collaborare con alcuni quotidiani e riviste italiane. Alla sua sinistra Francesco Brunello Zanetti, che è il direttore scientifico dell'Istituto di Alti Studi di Geopolitica e che ha una specifica competenza sul subcontinente indiano, e per questo stasera l'abbiamo invitato. Alla mia destra Danilo Taino,
che è corrispondente del Corriere della Sera e si occupa spesso proprio di India. E quindi un tavolo di relatori variegati, con diverse competenze, con diversi approcci, diversi punti di vista. Questo ci ha convinto appunto a metterli insieme nel tentativo di ricomporre con le loro diverse esperienze un quadro che sia sufficientemente problematico, così appunto da sfuggire alle consuete semplificazioni che invece non ci appartengono. A noi le spiegazioni semplici non ci soddisfano. La parola a Gianpaolo Cardinovati. Perché ci si aspetta un mutamento importante, è finita la lunga egemonia del Congresso, del partito del Congresso, il partito che è stato alla base dell'indipendenza, della lotta per l'indipendenza dell'India, addirittura un partito che è fondato nel 1885, e della dinastia Nehru-Gandhi, cosiddetta, a 30 anni esatti dall'assassinio di Indira Gandhi, figlia del Pandit Nehru e sposata a un signor Gandhi non imparentato col Mahatma Gandhi, ma poi i due nomi sono diventati un binomio che quasi riassumeva la storia della nascita dell'India. Modi sia pure da pochi mesi capo del governo dell'India, pare che sia molto popolare, la notizia da prendere con le molle, però molti di voi sono probabilmente dei fruitori e anche autori dei cosiddetti social network, sembra che sia il terzo in assoluto al mondo per numero di followers, come si dice tecnicamente, dopo Obama e Papa Francesco. Sicuramente gli indiani sono tanti e quindi questo probabilmente sbilancia un po' il conto. Il partito capeggiato da Modi, cui nome per intero è Bharatiya Janata Party, più spesso noto semplicemente come Janata, non so se esattamente la pronuncia è giusta, già al potere negli anni scorsi per un breve periodo, però in una posizione di coalizione con altri partiti, ed ora trionfatore seppure con il 31% dei voti espressi, ha la maggioranza assoluta dei membri della Camera bassa del Parlamento indiano. La Camera alta è un problema a parte, il sistema politico indiano verrà spiegato in un corso specifico e potrete lì meglio chiarire qual è il rapporto fra i due rami del Parlamento indiano. Il partito, come dicevo, ha conquistato la maggioranza assoluta ed è la prima volta dai tempi di Indira Gandhi che un partito può gestire senza dover ricorrere a governi di coalizione il potere. Proprio questo, possiamo dire, privilegio di cui gode il Janata Party e in particolare il suo leader Modi, tenete presente che rispetto ai 280 seggi circa del Janata Party, il partito del Congresso ha solo 44 seggi nella Camera bassa, pur avendo avuto il 19% dei voti. Quindi i meccanismi elettorali, come sapete, poi in un paese di tipo federale come l'India è anche più deformante, ha un po' divaricato le distanze, che erano nette fra il 31 e il 19, ma che sono diventate clamorose dal punto di vista della traduzione in senso. Recentemente l'Economist si chiedeva quali sono i pericoli, le minacce circa un possibile insuccesso di Modi. Diceva: l'India è un paese complesso, come probabilmente sapete il partito di Modi è un partito che, usando un'espressione oggi di moda, si potrebbe definire fondamentalista, induista. Un partito che si basa su una ideologia che si chiama Hindutva, che proclama l'egemonia, la supremazia culturale della popolazione
indù, e addirittura solo gli induisti, esasperando un po' l'ideologia stessa, sono veri indiani. Questo naturalmente è un punto interrogativo, perché in India ci sono tante popolazioni, tante lingue, tante culture, tante religioni, tante identità, tanto che il nazionalismo che era stato elaborato dal congresso veniva chiamato un nazionalismo civico, mentre adesso abbiamo un nazionalismo fortemente caratterizzato in termini identitari, culturali, con riferimento a una religione che è anche una cultura e un insieme di ritualità. L'apparente paradosso è che questo riferimento al passato, perché in un certo senso al passato, non corrisponde al bacino elettorale del Janata Party, che ha fatto dell'appoggio dei giovani e delle città il suo momento di forza. Quindi c'è questo elemento che possiamo considerare un po' contraddittorio. Come dicevo, c'è una complessità e c'è però questa concezione. Naturalmente la domanda che viene posta anzitutto è come verrà accettata questa linea politica e ideologica dalla popolazione musulmana. Come sapete, al momento della spartizione del Raj indiano britannico in India, sono nati due stati, uno stato indiano che non voleva essere necessariamente induista e uno stato musulmano che è il Pakistan, poi spaccato fra Pakistan e Bangladesh. Però sono rimasti milioni, decine di milioni di musulmani che vivono in India. Oggi sono circa il 15% di una popolazione che supera il miliardo della popolazione. Però nel Janata Party la posizione dei musulmani è residuale. Secondo un calcolo che è stato fatto, su 554 candidati del Janata Party al Parlamento, nel momento delle elezioni della primavera scorsa, soltanto 7 erano musulmani. In generale, per la prima volta dal 52, cioè oggi c'è nel Parlamento indiano un numero più basso di musulmani da sempre dopo il 1952. Un altro punto interrogativo è appunto il possibile esercizio di un potere di tipo autoritario o semi-autoritario. Un altro pericolo che presentava l'Economist è che dovrà fare i conti con un complesso sistema burocratico molto minato dalla corruzione, che potrebbe diventare un ostacolo forse per realizzare i suoi progetti. Va ricordato che dietro quella che viene chiamata un po' l'anima nera o l'ombra del Janata Party è un movimento che alcuni definiscono una specie di milizia parafascista, che si chiama Rashtriya Swayamevar Sangha, sulla RSS. Il riferimento al fascismo non è completamente improprio, perché sembra che uno dei suoi capi, venuto in visita in Italia, sarebbe stato molto colpito, specialmente a Roma, forse dall'architettura, forse da qualche dialogo, colloquio avuto, dalla personalità di Benito Mussolini. E questo, se pensiamo che invece l'eredità del nazionalismo indiano è stata fortemente segnata da Mazzini, dal pensiero politico di Mazzini, è un altro collegamento, se vogliamo, con la cultura e con la politica italiana. Modi, fin dalla sua giovinezza, è stato membro di questo movimento, e il suo profilo, il suo passato, se vogliamo, è un po' segnato dal fatto che durante la sua presidenza dello Stato del Gujarat, sapete che l'India è costituito da un'unione di stati, è avvenuto nel 2002 un massacro di musulmani in coincidenza con un precedente delitto attribuito, sembra erroneamente, dei musulmani contro una realtà e una popolazione indù. Non sono state trovate prove
del rapporto diretto fra Modi e il massacro, ma la responsabilità morale, essendo lui appunto il capo del governo e quindi responsabile anche delle forze di sicurezza, è rimasta un po' a gravare su di lui. Modi appartiene a una classe medio-bassa, a quella che secondo la terminologia ufficiale ha da backward class, ma ha celebrato la sua cerimonia di intronizzazione il 26 maggio 2014 con una liturgia che in genere è riservata ai bramini, che come sapete è la classe più alta, la casta più alta del sistema indiano. Su questo avrete però delle lezioni successive più approfondite. Lo stesso eclettismo, Modi ha invitato tutti i capi di governo dei paesi vicini, compreso il capo del governo del Pakistan, che quindi ha rappresentato una presenza importante, visto che il Pakistan è un po' una specie di nemico storico. Di nuovo l'Economist dice: non è escluso che Modi possa diventare il Begin dell'India, così come Begin, seppure poi faticosamente, ottenne un accordo di pace con l'Egitto. Come sapete, capo del governo israeliano negli anni 70, potrebbe Modi arrivare a un modus vivendi, anche qui con gioco di parole, con il Pakistan. La politica estera di Modi è ispirata da un principio che viene chiamato Look East Policy, quindi guardare ad est, a oriente. Sembra che il punto di riferimento più importante di questo Oriente sia il Giappone. La Cina, peraltro, ha già dimostrato la volontà di collaborare. Giappone e Cina stanno competendo per investimenti giganteschi in India. Faccio soltanto un accenno al fatto che il rapporto tra il PIL pro capite della Cina e dell'India è ancora molto sperequato a favore della Cina. Il GDP o PIL era nel 1994 di $300 ed è oggi di $6.700. La partenza è più o meno la stessa nel 1994 per quanto che riguarda l'India. Sembra che oggi il PIL pro capite dell'India sia un terzo di quello della Cina, e si calcola che tra 10 o 15 anni l'India potrebbe raggiungere lo status di oggi della Cina, non sapendo però quale sarà il PIL della Cina nel 2025, mettiamo. In compenso, la povertà in India è stata ridotta in questi ultimi 20 anni dal 45% della popolazione sotto la linea della povertà al 22%. Quindi gli investimenti da parte delle grandi potenze asiatiche sono particolarmente importanti. Recentemente è stato in India Obama, la politica dell'India verso gli Stati Uniti è sempre stata un po' difficile. Da quando però l'India ha avuto il via libera degli Stati Uniti per il suo riarmo atomico, per l'armamento atomico, i rapporti sono migliorati, e di nuovo questa visita di Obama è stata salutata con importanza. Sulla politica estera ci sarà una lezione apposita, e speriamo anche di recuperare l'ex ambasciatore Armellini, che oggi per un impegno non è potuto venire, ma che si è detto disponibile forse a partecipare a un'altra serata. L'India è molto attirata dalla sua posizione di grande potenza asiatica e ancora più in generale di potenza del sud. È uno dei membri dei BRICS cosiddetti, il famoso Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Però è anche più interessata al gruppo cosiddetto IPSA, che comprende l'India, il Brasile e Sudafrica, perché esclude in un certo senso le due grandi potenze già membri del Consiglio di Sicurezza con un seggio permanente, e quindi sono paesi che hanno una posizione più rivendicativa e secondo l'India anche più democratica. Finisco brevemente ricordando che oggi parleremo anche dei rapporti fra l'India e l'Italia, rapporti evanescenti fino a pochi anni fa.
parlava solo di questa Sonia che aveva sposato un figlio di Indira Gandhi, che era diventata un esponente, tuttora un esponente importante del partito del congresso, fino al caso dei Marò, come sapete, i due fucilieri di Marina coinvolti in un incidente che ha portato alla morte di due pescatori indiani scambiati per pirati. Questa vicenda complicata, ci torneremo sopra durante questa discussione, Danilo Taino si è molto impegnato anche nel viscerare questa complessa vicenda giuridica, politica, psicologica, eccetera. Avrei voluto, ma visto che il tempo è un po' stretto, andare un po' nei dettagli, mi limito a fare una piccola osservazione di sostanza. Una recente tesi discussa, di laurea discussa all'Università di Urbino, ha paragonato l'attenzione dei media italiani, in realtà prendendo il TG1 come punto di riferimento sulla base dei dati dell'osservatorio di Pavia, paragonandoli con i TG più importanti di Spagna, Germania, Gran Bretagna e Francia. Intanto risulta che in questo periodo di tempo, 12-13, non ci sono dati ancora del 14 disponibili, 12-13, la Spagna ha mandato il re in India, la Francia il presidente e la Gran Bretagna il primo ministro Cameron. Non risulta, sentiamo poi Italia cosa dice, di un altrettanto alto livello di visite da parte dell'Italia. L'aspetto forse più interessante è che mentre negli altri paesi si parla di politica interna, di scambi economici, del ruolo internazionale dell'India, sono tutti i grafici qua a disposizione, risulta che nella insieme delle notizie date dal TG1 sull'India nel 2013, il 4% è stato dedicato alla violenza sulle donne e il 96% delle notizie sulla questione dei Marò, come se in India non ci fosse nient'altro. Questo è naturalmente un buco di informazione che corrisponde anche forse alla difficoltà di gestire un problema con un paese di cui conosciamo così. Grazie. Questa serata per parlare di India. Come giustamente ricordava il professor Tantino Vatti, di India si parla poco nel nostro paese, perché diciamo, un evento ha catalizzato l'attenzione da molti anni, che ormai da più di due anni, che è appunto il caso dei fucilieri di Marina. L'India tuttavia è un paese che dovrebbe essere considerato in maniera differente, perché come giustamente anche nel titolo del corso di geopolitica del Circolo di Nuove, l'India può essere considerata una potenza oppure una nuova superpotenza dei prossimi anni. Vorrei considerare solamente alcuni aspetti di carattere economico e geopolitico per analizzare questa possibilità, questa possibilità che l'India possa trasformarsi nei prossimi decenni in un nuovo polo di un contesto che spesso viene definito come multipolare. Dopo l'epoca della guerra fredda ci siamo trovati in una fase a livello geopolitico unipolare, con una sola potenza che sono gli Stati Uniti. Probabilmente nel futuro ci troveremo in un'altra situazione, perché appunto, come ha ricordato sempre il professore, c'è la situazione dei paesi emergenti, dei BRICS, dei quali l'India fa parte. Quali sono gli aspetti che portano a considerare l'India come una possibile nuova potenza? Prima di tutto considererei la crescita economica del paese, perché negli ultimi decenni, grazie a una considerevole ascesa economica, direi in particolar modo a partire dagli inizi degli anni 90, l'India è percepita appunto come un possibile centro di potere politico ed economico. Questa tesi è supportata da diversi dati. Brevemente, la crescita si è basata su consumi interni, investimenti ed export che hanno portato a dei tassi di crescita intorno all'8% nel periodo tra il 2004 e il 2008, quindi sono tassi di crescita estremamente elevati. Dopo la crisi del 2008,
l'India ha subito una lieve flessione nella propria crescita economica, ma questa situazione dovrebbe essere superata, dato che la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale hanno ipotizzato delle previsioni di crescita dopo il 2015 intorno al 7%, che porteranno il paese asiatico ad avere un ruolo preponderante nel futuro. Si parla addirittura nel 2030 che l'India possa avere, appunto, si possa trovare nel gruppo di testa delle economie mondiali. Già oggi il paese è tra le prime 10 potenze economiche per PIL, e abbiamo anche, per quanto riguarda gli investimenti nel paese, l'India segue Stati Uniti e Cina. Quindi ci troviamo di fronte, dal punto di vista economico, a una potenza di assoluto rilievo. Tuttavia bisogna ricordare che ci sono delle contraddizioni interne, perché, considerando altri aspetti economici e sociali, l'India presenta altri dati che la collocano in fondo alle principali graduatorie di tipo economico a livello mondiale. Per quanto riguarda, c'è ancora un'elevata povertà, una disomogeneità nello sviluppo del paese tra aree rurali e aree urbane, tra regioni più o meno sviluppate all'interno dell'Unione e della Federazione. Però tuttavia ci sono dei potenziali dal punto di vista economico che portano, appunto, a considerare l'India come una nuova potenza. Dal punto di vista geopolitico bisogna considerare anche la posizione che assume l'India nel contesto geografico dell'Asia. L'India si trova in un subcontinente indiano, fa parte dal punto di vista geopolitico dell'Asia meridionale, e attorno all'India abbiamo tutta una serie di stati che si trovano in una situazione non solo economica ma anche politica quasi fallimentare. Se pensiamo ad esempio all'Afghanistan, al Pakistan e anche ad altri paesi più piccoli come il Bangladesh e lo Sri Lanka, che si trovano in condizioni di instabilità. L'India a livello internazionale invece è percepita come un paese nel quale c'è una certa stabilità interna rispetto ai vicini. Quindi, dal punto di vista occidentale, non considero in questo caso i rapporti italo-indiani, l'India è vista come un paese responsabile, una democrazia, che in un certo senso può essere come un contraltare nei confronti della Cina nello stesso contesto asiatico. Questo per quanto riguarda i rapporti con l'Occidente in maniera molto generale. Tornando un attimo alla geografia e alla posizione che assume l'India nel contesto asiatico, il paese asiatico è un particolare insieme che riunisce diversi sistemi culturali e religiosi, perché ad ovest esiste l'influsso proveniente dal vicino Medio Oriente, poi abbiamo a nord, a nord-est, un influsso all'estremo oriente per la presenza di quel lungo confine, con la condivisione di uno dei più lunghi confini con la Cina. Ad oriente ci sono poi collegamenti con il sud-est asiatico, senza dimenticare poi che ci sono anche altri influssi che provengono dall'Asia centrale. Quindi la posizione geografica dell'India è un altro aspetto che dovrebbe portare a considerare in maniera differente questo paese, perché se pensiamo alla massa terrestre del subcontinente indiano, essa si estende nell'Oceano Indiano e si trova proprio a metà strada tra due importanti stretti, che sono quello di Hormuz nel vicino oriente e quello di Malacca nel sud-est asiatico. Quindi, se pensiamo a una carta dell'Asia, quindi vediamo come questo paese spazi i suoi interessi economici dal Golfo Persico fino al Mar Cinese meridionale. Quindi questo è un altro aspetto che vorrei tenere presente per appunto considerare in maniera generale l'India.
Per quanto riguarda la politica estera, anche in questo caso il professor Calchinovati ha già fatto alcuni brevi cenni sui rapporti con gli Stati Uniti. Vorrei ricordare però che l'India sta tentando in questo periodo di mantenere una posizione sostanzialmente bilanciata tra i diversi attori più importanti a livello globale, che sono Stati Uniti, Russia e Cina, direi, in questa particolare fase. Per quanto riguarda la Cina, rimane irrisolta la questione del lungo confine tra i due paesi, e ciclicamente si registrano dei brevi scontri militari e sconfinamenti dei rispettivi eserciti. È improbabile un conflitto militare tra i due paesi, non solo perché il conflitto dal punto di vista geopolitico si verificherebbe in un'area geograficamente difficile per un confronto militare, essendo un confine tra i due paesi caratterizzato dalla catena dell'Himalaya. Detto questo, però, l'India storicamente sostiene negativamente giudica negativamente il sostegno cinese nei confronti del Pakistan, e l'aumento dell'influenza cinese negli stati dell'Asia meridionale e dell'Oceano Indiano. La Cina allo stesso tempo è preoccupata delle ingerenze indiane nei confronti della questione tibetana, così come osserva negativamente la possibile presenza di Nuova Delhi nel Mar Cinese meridionale, i tentativi anche di alleanze strategiche con gli Stati Uniti, l'Australia e il Giappone percepiti in funzione anticinese. Allo stesso tempo però bisogna dire che l'India e Cina condividono l'appartenenza, come ricordato, al forum dei BRICS, presentano spesso una linea comune, quella che viene definita dei paesi emergenti per quanto riguarda molteplici aspetti di carattere globale, e non va sottovalutata inoltre una importante cooperazione in ambito economico che porta spesso la Cina ad essere considerata come uno dei potenziali investitori in territorio indiano, in competizione, appunto come si diceva in precedenza, con Giappone e Corea del Sud. Tuttavia sembra al momento che i due paesi a livello geopolitico stiano tentando di favorire il dialogo piuttosto che portare avanti un confronto diretto. Proprio oggi c'è stato un incontro tra i ministri degli esteri di Russia, India e Cina a Pechino, e in questo senso vorrei introdurre anche l'elemento russo di questo particolare triangolo strategico, perché questi tre paesi possono essere considerati come tre poli importanti di un nuovo contesto che si dice, perché dicevo in precedenza, multipolare. La Russia rimane da anni, questa è l'eredità dell'epoca della Guerra Fredda, uno dei principali alleati dell'India, soprattutto in termini militari, e questa strategia sembra che stia continuando ad essere adottata da parte di Mosca nei confronti delle sue rapprocciarsi all'Asia meridionale. E ancora una volta si vede come invece l'India, e sembra anche Modi stia adottando questa strategia, c'è un'intenzione di mantenere una sostanziale autonomia strategica e una difficile posizione bilanciata nel proprio rapporto con Washington e Mosca. Questo perché appunto l'India storicamente ha visto nei rapporti con la Russia un potenziale vantaggio per la propria crescita economica. In un contesto generale a livello globale, direi che la situazione attuale di possibile nuova guerra fredda tra Occidente e Russia potrebbe essere un elemento negativo per la crescita indiana e per i suoi tentativi di approcciarsi appunto in maniera pacifica sia con l'Occidente che con la Russia. La Russia comunque rimane un importante alleato, perché oltre alla visita di Obama che in India, che c'è stata una settimana scorsa,
da ricordare la visita anche dello stesso Putin a Mosca, in India nel mese di dicembre. Quindi c'è un tentativo, si vede chiaramente, da parte dell'India di mantenere dei buoni rapporti con i due principali paesi del contesto globale. Per quanto riguarda poi i rapporti con l'Italia, direi che, considerato questo contesto generale che porta a considerare l'India come una nuova potenza del contesto globale, l'Italia abbia dimostrato di avere una scarsa autorevolezza nei confronti dell'India, perché questo è dovuto a un problema più generale dell'Italia, ossia della sua politica estera degli ultimi anni, che ha portato a delle situazioni di criticità in diversi contesti, non solo nel caso indiano. Una politica di potenza non è solamente un qualcosa, non si dimostra solamente con la potenza militare, con l'aggressività o con la forza, ma ci vuole anche una certa credibilità e serietà nel proprio approcciarsi nel contesto internazionale, e l'Italia nei confronti dell'India non ha dimostrato di avere una certa autorevolezza. Basti pensare che abbiamo cambiato diverse strategie, oltre ad aver avuto solamente una semplice considerazione, l'India ha dovuto, diciamo, a livello diplomatico, avere a che fare, per problematiche politiche italiane interne, con ben 4 diversi ministri degli esteri. Quindi c'è una situazione che porta l'Italia a presentarsi nel contesto internazionale in maniera contraddittoria e appunto poco autorevole e poco seria. Quindi io credo anche che, penso che l'Italia, poi dopo con il dottor Taino introdurrà il tema dei rapporti tra Italia e India, credo appunto che la potenza economica e geopolitica indiana in questa fase testimoni, da una parte, appunto, il proprio nuovo approccio a livello globale dell'India, che tenta appunto di presentarsi come un nuovo attore importante nel contesto asiatico e anche globale, e dall'altro lato un sostanziale declino dell'Italia, e che nel contesto internazionale non riesce a presentarsi in maniera autorevole. Grazie. Grazie, buonasera. Io inizierei con una dichiarazione che personale, che io credo sia giusto fare, anche se un giornalista non lo dovrebbe fare. Io sono innamorato dell'India. Questo è. Di solito si dice che l'India ora si ama o la si odia. Io sono nel primo campo. Per tante ragioni. Questo non significa non criticare, naturalmente, anzi, più uno ama l'India, più la critica, è un po' come l'Italia, l'India, no? È piena di difetti, piena di burocrazie, piena di lentezze, piena di enormi problemi. Però io credo, sinceramente, che sia, dal punto di vista dello sviluppo e del futuro della democrazia, secondo me l'India è il paese più importante del mondo. Questo vorrei inquadrarlo come dichiarazione per cercare di dare il segno a quello che penso io di questo paese, che è importantissimo, come è stato detto, ho detto molto bene fino a questo momento, per tutta una serie di motivi politici, geopolitici, ed è secondo me importante anche per un paio di altre ragioni, che secondo me sono straordinariamente importanti. E molto spesso non vengono colte. L'Occidente le ha colte troppo poco, secondo me, in questi anni, e le sta comunque cominciando a scoprire adesso. Ci sono due soprattutto i tratti che io vorrei sottolineare per dare il segno dell'importanza di questo paese. Il primo, ed è una cosa non da poco in questo momento, anche in Europa e in Occidente, dove abbiamo problemi di terrorismo, dove abbiamo problemi di convivenza con l'Islam, dove abbiamo problemi di confronto tra culture, etnie e società diverse, è la questione della tolleranza. L'India, guardiamo semplicemente le cronache, in particolare le cronache dei media italiani, che sono veramente molto
scarse, fatte male, che sono veramente discutibili, me ne faccio una colpa io stesso. L'India, al di là delle violenze che ci sono, che sono anche violenze politiche, sono violenze religiose, violenze tecniche, etniche, in realtà è un paese di enorme tolleranza, tolleranza anche religiosa. Certo, in questo momento in particolare c'è un grosso conflitto, perché al potere c'è un partito che ha le sue radici in una storia, in una cultura che ha anche elementi di intolleranza. Non è tutto così il BJP, però ha questi elementi. Ma comunque un paese di 1.300.000.000 di persone, così diverso, con centinaia di lingue, con decine di etnie, con una storia così complicata, così antica, così profonda, con queste divisioni sociali e di casta, è assolutamente straordinario che riesca a funzionare come una democrazia federale per di più, senza spaccarsi, senza arrivare a violenze inaudite come si sono viste da altre parti. Da questo punto di vista l'India è un baluardo per quel che riguarda la tolleranza. Se noi pensiamo che questo paese in cui il 75-80% sono indù, fino a 2 anni fa direi, aveva un presidente che era musulmano, aveva un primo ministro che era un seppio e aveva la persona più potente del paese che è una cattolica italiana della provincia di Torino. Non c'era nel vertice massimo del potere una sola figura indù. Questo è un segno, è un paese di enorme tradizione naturalmente, però è un paese straordinario dal punto di vista anche dell'apertura e della capacità di dialettica. Un paese dove i giornali funzionano, ci sono decine, centinaia di giornali, sono stupendi, meravigliosi, fanno ridere, sono simpatici e poi sono anche violenti, un paese che è fatto così. Però secondo me l'elemento della tolleranza è il primo che noi europei in particolare dobbiamo guardare e considerare, e dobbiamo dirlo a noi stessi e a quelli che vengono a trasferirsi dal vicino oriente, in particolare in Europa, che la tolleranza è possibile anche nella diversità massima. Poi ripeto, sia chiaro, l'India è molto contraddittoria, può succedere anche in tutto, però questo è un elemento secondo me importantissimo. Il secondo elemento fondamentale che fa dell'India, a mio parere, il paese più importante del mondo dal punto di vista della democrazia, è che comunque sta costruendo qualcosa che la Cina è riuscita a fare con la dittatura. La sfida dell'India è quella di avere una grande crescita economica, soprattutto di battere la povertà, di fare diventare il paese ricco attraverso la democrazia, un paese del terzo mondo povero che ha un modello opposto a quello della Cina. C'è una sfida che quasi tutti gli indiani hanno detto di loro, e lo si sente quando si parla con gli indiani, che è proprio questo confronto continuo con i cinesi. C'è questa invidia per molti versi dei cinesi. I cinesi decidono di fare un ponte, tolgono tutti i contadini che danno fastidio in quella zona e fanno il ponte. Se l'India decide di fare una strada, trova un tempietto con il Dio Ganesh e si ferma davanti al tempietto del Dio Ganesh, finché dopo qualche mese la comunità non ha deciso cosa fare, se spostare la strada, cosa che di solito avviene, o se spostare il tempietto. Quindi c'è un elemento di enorme differenza, c'è un elemento anche di inefficienza dal punto di vista, che non è data solo dall'essere democratici, è data dalla burocrazia, è data da un sacco di cose, è data dalla corruzione che è fortissima in India. Però l'India questa sfida l'ha lanciata. Io dico che se l'India vince questa sfida di diventare ricca senza diventare una dittatura, sarà un esempio anticinese. Non è che io sia anticinese, ma anticinese nel senso di antimodello cinese, di antimodello autoritario cinese, che invece in questo momento nel mondo sta prendendo piede in Africa. I cinesi vanno in genere e dicono: noi col nostro modello autoritario ci siamo sviluppati, siamo cresciuti, stiamo molto meglio, non si può dire, non lo si può negare, abbiamo battuto per molti versi la povertà, è il modello giusto e molti paesi seguono questo modello, molto spesso nell'Africa, alcuni in Sud America, qualcuno addirittura anche in Europa, preso da queste tentazioni autoritarie, perché l'autoritarismo è più efficiente. Storie probabilmente, non vere, ma finché questo modello funziona e soprattutto finché questo modello non ha tra i paesi poveri un modello alternativo,
questo discorso qua. Io credo che l'India sia il modello alternativo al modello autoritario cinese. Quindi da questo punto di vista è secondo me il paese più importante per i prossimi 10, 15, 20 anni, questo è il mio parere. In questo momento in particolare credo sia un paese importante perché secondo me l'elezione di Modi è l'India che entra nella maturità dopo quasi 70 anni dall'indipendenza dalla Gran Bretagna e si è liberato tutto sommato dal dominio del partito del congresso e della dinastia Gandhi. Già altre volte avevano perso il potere per un breve tempo i Gandhi e il partito del congresso, ma questa volta è l'impressione che il congresso sia profondamente in crisi, che la dinastia Gandhi possa essere finita. Io credo che questa possibilità di alternativa, di alternanza, se si preferisce, al governo sia un passaggio di maturità importante. Io credo anche che Modi sarà positivo, questa è una mia impressione, credo che sarà positivo nel senso che da una parte ha fatto fuori il congresso, e questa è una buona cosa nel senso che potrà rinnovare la politica indiana è estremamente corrotta, è fatta di famiglie, i parenti trionfano nel Parlamento indiano, quindi questa è una buona cosa. Modi poi è un signore di origini modeste, che è salito dal basso, è figlio di un venditore di tè, ha fatto tutta la strada per salire da solo, e anche da questo punto di vista un modello positivo, non è il figlio della dinastia che è incoronato appena nato successore di Nero, successore di Indira, successore di Egitto, successore di Sonia Gandhi e così via. No, è uno che si è fatto da solo, che non ha parenti che lo hanno tirato su dall'alto ma è salito dal basso. Quindi questo è positivo già secondo me. Dal punto di vista del riformismo economico è sicuramente una delle figure più riformiste che ci siano, vuole aprire, creerà dei grandi problemi sociali per questo. Io credo che nel medio periodo saranno avanzamenti sociali, mi auguro, ma spero, credo proprio che lo siano se l'economia può riprendere a crescere. Nei mesi scorsi era scesa, nell'anno scorso era scesa sotto il 5% di crescita, che per l'India è decisamente troppo poco. L'India deve creare tra i 10 e i 12 milioni di posti di lavoro ogni anno per assorbire semplicemente i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. È un'impresa straordinaria se non si liberalizza l'economia, se non si apre l'economia, se non si creano nuove imprese, se non si attraggono capitali, questa sfida non può essere vinta. Io credo che Modi questo ce l'abbia molto chiaro, l'ha fatto nello Stato in cui è stato ministro presidente in precedenza. E poi credo che anche in politica estera avrà qualcosa da dire via che cresce, via che trova al suo interno stesso l'autorevolezza per poter parlare con una voce più forte, ma sulla politica estera salta un po'. È più interessante forse vedere come è stata la politica estera italiana nei confronti dell'India. Ecco, tutte queste cose secondo me la politica estera italiana non le ha colte, quelle che sono state dette prima da chi mi ha preceduto, queste che ho cercato di aggiungere io adesso, non le ha colte, e la questione dei Marò ci ha preso totalmente impreparati, non per il fatto in sé, ovviamente anche quella ci ha preso impreparati, nessuno si aspettava che due fucilieri italiani potessero essere accusati dell'uccisione di due pescatori del Kenya. Però la risposta italiana è stata ondivaga, è stata contraddittoria, è stata pavida, è stata assolutamente non all'altezza di quello che doveva essere il confronto con l'India. La ragione principale secondo me è perché tutto sommato chi l'ha fatta non sapeva cosa fosse l'India. Innanzitutto non sapeva che dal punto di vista della tattica diplomatica e dal punto di vista giuridico l'India è un paese straordinario, fortissimo, con degli avvocati eccezionali e con una capacità di manovra politica che è sorprendente per chi pensa che l'India sia semplicemente un paese del terzo mondo. Questo è un paese che esce da che ha una storia assolutamente incredibile, ma che esce anche da qualche secolo di dominazione britannica, che qualcosa ha lasciato anche dal punto di vista giuridico, dal punto di vista degli elementi fondanti dello Stato di diritto indiano. Che poi c'è sempre la contraddizione, c'è tantissima corruzione. E
rapporti tra la politica e il giudiziario in India sono in alcuni casi discutibili, ma comunque sono bravissimi, queste cose sono stati bravissimi, ci hanno giocato da 3 anni, tra pochi giorni, il 12 febbraio saranno 3 anni che questa vicenda dei pescatori e dei Marò è accaduta e siamo ancora in una situazione totalmente bloccata, anzi siamo in una situazione per cui tutto unicamente dipende da Modi. Modi ha intenzione di risolvere la cosa, non è la sua prima priorità, la sua priorità assoluta, assolutamente, però credo che abbia intenzione di risolverla sinceramente. Modi però ha il problema che questa cosa è nelle mani del sistema giudiziario indiano e dal momento che quello è uno stato di diritto non è che Modi può intervenire e dire adesso risolviamo la cosa. C'è una discussione in corso da quel momento tra Italia e India, per cui si andrà probabilmente a trovare una soluzione, c'è cioè una soluzione precisa poi che l'Italia ha fatto, se poi a qualcuno potrà interessare ne possiamo parlare, è un accordo che è stato elaborato qualche mese fa, che è stato portato avanti in maniera molto incerta, ma è tutta una storia che è stata costruita su una serie di equivoci, su una serie di misunderstanding, su una serie di incapacità di cogliere quello che era veramente il rapporto sia politico che politico-diplomatico che giudiziario con questo paese. Perché? Perché probabilmente l'abbiamo presa come cosa da trattare, come trattiamo noi le cose in Italia molto spesso, con una certa sufficienza, credendo che l'altro paese fosse un paese di secondo rango o facile comunque da convincere, così non è stato, abbiamo fatto tutta una serie di errori che ci hanno portato a questa situazione. Si chiedeva prima dei viaggi in Italia dei presidenti del Consiglio italiano, ci fu, mi pare, un viaggio di Prodi alla guida di una delegazione di imprenditori di banche, non mi ricordo se nel 2006 o nel 2007, ci fu poi organizzato nel governo successivo di Berlusconi un altro viaggio, ma Berlusconi trovò poco interessante la cosa, non andò in questo viaggio in India con estrema seccatura degli indiani per questo abbandono. Non c'è mai stato molto interesse, negli ultimi anni sulla vicenda dei Marò si è inserito anche un calo, non solo forse per la vicenda dei Marò, un po' per la crisi economica generale, un po' anche per la vicenda dei Marò c'è stato un calo dell'interscambio commerciale tra i due paesi e c'è stato un calo anche del numero di turisti italiani che vanno in India. Gli indiani continuano a venire qui, molti si trasferiscono, molti più qui in Italia intendo, molti si trasferiscono, molti lavorano nelle campagne, per esempio nella Padura Padana, nelle stalle per curare i bovini, e si sono anche molto integrati, devo dire, sono sicuramente molto disponibili ad entrare in un ottimo rapporto con gli italiani. Io credo che abbiamo fatto tanti errori nei confronti dell'India, credo che ne stiamo facendo ancora tanti, credo che questo governo in particolare negli ultimi mesi ne stia facendo molti. Il ministro Mogherini aveva messo in campo tutta una serie di cose che secondo me erano positive, intelligenti, e il fondamento per risolvere la questione dei Marò era da una parte ricorrere all'arbitrato internazionale unilaterale, cosa che non è stata fatta, e dall'altra parte portare avanti la forte azione diplomatica che non c'è stata. E gli americani dicono che una crisi non si può mai sprecare, non si deve mai sprecare, questa era una crisi che non si doveva sprecare, si poteva migliorare il rapporto con l'India, si potevano fare delle proposte all'India, si poteva portare l'India su un terreno di confronto, si poteva chiedere all'India di partecipare all'Expo di Milano, per esempio. L'India non ci sarà all'Expo di Milano, è il paese che ha fatto la rivoluzione greca, è il paese che ha battuto la fame, c'è un Expo sulla questione dell'alimentazione e non c'è l'India. L'India non è venuta per la questione dei Marò. Secondo me un governo, una diplomazia che fa le cose per bene, sarebbe andato in India, avrebbe portato tutto quello che poteva dell'esperienza indiana, devo dire, sulla questione della lotta alla fame, della lotta e della rivoluzione vera dell'agricoltura, per portarla a Milano. Non è stato fatto, non sono state prese particolari iniziative economiche, non sono state prese particolari iniziative culturali. E alla fine si è lasciato cadere anche la questione dell'arbitrato internazionale. E adesso siamo sostanzialmente 3 anni dopo senza armi in mano per poter contrattare la cosa. Prima o poi io credo che i Marò torneranno, però sarà solamente sulla base della benevolenza di Modi.
credo, non certamente per un merito della nostra capacità politica. Grazie anche dell'inviato del Corriere della Sera. In Italia se ne parla, se non quotidianamente, però molto spesso. Volevo sapere in India come è vista invece dai media indiani, se c'è altrettanto interesse e che cosa ne pensa. Grazie. La grafica dell'India è superiore alla crescita della Cina, che è a crescita zero con la politica del filo unico, e quindi le stime della crescita demografica ci dicono che nel giro di non so quanti anni l'India diventerà il paese più popoloso, con tutte le implicazioni di natura politica che questo comporta. Del titolo, credo che a questa pluralità nella discussione manchi l'elemento del genere, e cioè di come la libertà di un paese si misura anche attraverso la pari libertà fra i generi. Mi sembra che questo sia un viaggio che l'India, rispetto alle donne, la libertà di decisione delle donne, deve ancora compiere. Sono entrato dall'India l'anno scorso, dopo 2 anni di studi in Hyderabad, per la precisione, e i media indiani in quella regione non consideravano in maniera approfondita la questione dei Marò, diciamo i media della locali. Per quanto riguarda invece i quotidiani nazionali, quelli a più grande tiratura, quelli avevano una considerazione diciamo più approfondita della questione, ma per quanto riguarda il Kerala penso che sia stata in quel contesto ci sia stata una maggiore attenzione nei confronti della questione dei Marò. Però penso che il dottor Taino può eventualmente dirci di più. Per quanto riguarda la questione energetica, l'India non è un paese che importa risorse, principalmente gas naturale e petrolio, e i paesi dai quali importa sono principalmente i paesi arabi del Golfo. Ci sono importanti accordi strategici con i paesi del cosiddetto CGC, il Consiglio di Cooperazione del Golfo, paesi arabi. Ci sono anche degli importanti accordi con l'Iran, ma in questo caso ci sono state anche nel corso degli ultimi anni una limitazione della cooperazione in ambito energetico indo-iraniana per le questioni legate alle sanzioni contro il nucleare iraniano, contro il programma del regime iraniano. Altri potenziali alleati dal punto di vista energetico, anche in questo caso potrebbe essere la Russia. Ci sono delle possibilità a questo riguardo, e i paesi dell'Asia centrale. L'India ipoteticamente potrebbe partecipare a 2 importanti progetti riguardanti la costruzione di gasdotti e oleodotti che la potrebbero collegare ai paesi dell'Asia centrale. Uno è il TAPI, che collegherebbe Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan e India, e l'altro è un altro è il cosiddetto IP, o gasdotto della pace, che collegherebbe Iran, Pakistan e India. A questo progetto però l'India teoricamente non dovrebbe partecipare, appunto per la presenza iraniana, come ricordavo in precedenza, per le problematiche emerse dalla questione nucleare. Gli interessi iraniani in Afghanistan, per la precisione, sono molto significativi, ma in questo contesto c'è la questione della stabilità afghana, includerei anche della stabilità pakistana, e quindi in questo caso l'India ha pochi margini di intervento per le problematiche appunto con il vicino pakistano. Per quanto riguarda la domanda sulle problematiche legate
alla fame in India, avevo brevemente accennato in precedenza alcuni riferimenti alle graduatorie del Fondo Monetario Internazionale e del a livello delle Nazioni Unite. Diciamo, c'è un'estrema povertà che contraddistingue una grossa fetta di popolazione, ci sono ancora delle situazioni di evidente precarietà in molte zone dell'India. Gli indici di sviluppo umano sono tra i più bassi a livello mondiale, ci sono carenze infrastrutturali ed energetiche, una burocrazia inefficiente, c'è questo, ma anche una situazione che porta l'India, appunto, come si diceva in precedenza, a vedere il futuro in maniera maggiormente positiva. Non bisogna dimenticare, appunto, che ci sono anche alcuni dati portano a considerare, insomma, l'India come un paese, appunto, delle contraddizioni e delle inuguaglianze, includere in questo caso anche le questioni di genere. Bisogna analizzare in generale la situazione e si può osservare che io direi che non bisogna troppo generalizzare quando si parla di India, ci sono sia situazioni positive, altre negative, bisognerebbe considerare i singoli casi e anche per quanto riguarda anche le questioni di genere ci sono delle situazioni estremamente delicate come vediamo anche dai casi di cronaca. I giornali indiani parlano non quotidianamente ma spesso di casi di violenze nei confronti delle donne, quindi questi sono temi comunque in un'analisi generale dove non si può appunto considerare troppi aspetti, sono comunque da tenere presente. Una popolazione che a quel punto sarebbe di circa 1.500.000.000 di persone. Sono delle statistiche che naturalmente tengono conto dei tassi di crescita attuali e forse anche della modifica in atto, una politica cinese che tende a favorire la ripresa della fertilità per anche ridurre il peso di una popolazione che si sta invecchiando in maniera preoccupante per le possibilità di sostenere il rapporto tra parte attiva della popolazione e parte passiva. Un'osservazione farei sulle questioni delle donne. Teniamo presente che uno dei temi che storicamente all'epoca coloniale ha più appassionato la letteratura, la ricerca storica, se vogliamo anche il giornalismo popolare, era il rito del sati, che era il sacrificio della sposa sulla pira, nel caso la morte del marito, e su questo aspetto c'è tutta una letteratura che dimostra anche la contraddittorietà della politica inglese. Da una parte ovviamente un po' inorridita dall'Inghilterra da questa pratica, dall'altra frenata dal timore di modificare dall'esterno un sistema che aveva una sua stabilità senza poter prevedere gli sviluppi che questa avrebbe potuto avere. Ripeto, adesso è stato molto complicato, ma si trovano tracce importanti proprio nella storiografia inglese su come affrontare, e poi la politica dell'amministrazione inglese su come affrontare questo particolare problema. Ho accennato prima che gli stupri sulle donne sono uno dei pochi argomenti che emergono nell'informazione in Italia e hanno posizione abbastanza importante nell'informazione degli altri paesi occidentali, dell'Europa, che ho citato prima. Per quello che può essere un secondo fine del modo di scegliere le informazioni, si è anche voluto sottolineare che questa insistenza sulle donne fa parte dell'unica forma di informazione, attenzione sulle vicende indiane che potrebbero essere funzionali a dare un'immagine negativa dell'India come un paese appunto violento,
molto dove la violenza viene forse persino tollerata, tanto da screditare, ecco, il sistema politico, civile e giudiziario dell'India, un secondo fine sempre in funzione di indebolire la posizione negoziale, se vogliamo parlare di negoziato, oppure di modo con cui l'India gestisce l'affare di Marocco, che riguarda l'Italia. Non può essere però estesa questa ai paesi degli altri paesi europei che ho citato prima, ma resta il fatto che nelle statistiche, che adesso per ragioni di tempo non illustro, la fetta delle informazioni dedicate sugli stupri è molto alta, molto grossa. Evidentemente l'argomento che colpisce l'opinione pubblica è, come sappiamo, colpita anche perché se ne parla molto. Giustamente non siamo in grado di valutare in termini statistici qual è il tasso effettivo di violenza rispetto alla popolazione, è evidente che questi eventi emergono all'attenzione mondiale, quindi hanno sicuramente un impatto emotivo forte, segno certamente di una situazione in cui gli aspetti tradizionalisti, qualche volta etnici e religiosi, e di deprivazione delle popolazioni coinvolte in questi fatti giocano un ruolo. Ci sono delle fiammate in cui si parla, ci sono state fiammate di cui si è parlato del caso dei Marò e dei due pescatori uccisi in Kerala. Cioè, sostanzialmente ci sono, credo io, due filoni. Uno è il filone nazionalista, per cui c'è sempre un problema di dignità nazionale da difendere dal punto di vista degli indiani, soprattutto nei confronti di un paese europeo e quindi imperialista in qualche modo. Quindi non si può essere trattati male da un paese occidentale, perché ci sottovaluta, perché e questo è una cosa anche abbastanza legittima per alcuni versi, e comunque c'è del nazionalismo sicuramente. E dall'altra parte succede come succede anche in Italia sui giornali, nel senso che si usa la polemica su questo caso per fare della politica interna, nel senso che molti giornali criticarono il governo precedente, quello di Modi, guidato da dietro da Sonia Gandhi, per dire che l'italiana difendeva i Marò e quindi li trattava bene, non li teneva in prigione, perché i Marò non sono mai stati in prigione. E quindi si faceva della polemica politica, come si fa anche in Italia molto spesso, su questioni che magari non varrebbe la pena considerare come politica interna. Questo mi sembra, però il dibattito non è enorme in India su questa cosa, e quindi anche l'interesse dei politici è tutto sommato scarso. Questo dice anche qualcosa forse sul peso dell'Italia. Per quanto riguarda la demografia, allora l'India ha probabilmente la curva demografica più sexy dell'Asia, nel senso che ha una grande quantità di giovani e tutto sommato in proporzione meno anziani, molto molto più sexy di quella cinese, nel senso che credo che gli indiani al di sotto dei 25 anni siano la maggioranza assoluta, per cui ha davanti tutto un periodo lunghissimo di potenziale, poi bisogna essere capaci di farlo, perché questo significa anche creare 12 milioni di posti di lavoro all'anno, solamente per assorbire i nuovi entrati nel mercato del lavoro, ma comunque significa che ha davanti anni di crescita enorme. Questo è uno degli elementi che fa dire ad alcuni economisti che le prospettive future dell'India dal punto di vista della crescita siano migliori di quelle della Cina, nel senso che la Cina diventerà vecchia prima di diventare ricca, mentre l'India potrebbe diventare ricca prima di diventare vecchia. Però queste sono tutte cose che andranno verificate dal punto di vista della capacità delle politiche dei governi di fare la terra crescere. Questa cosa di non rendere la questione demografica un problema sociale, come invece probabilmente succede per esempio in alcuni paesi arabi, dove invece che una risorsa è quella dei giovani, può diventare un problema, si sono chiusi in se stessi, così via. Legato alla questione della demografia, però, c'è una cosa molto interessante che è un limite, credo io, dell'India, ed è ancora adesso la relativa capacità di spostare popolazione dalle campagne alla città, e questo è legato anche alla questione delle donne, secondo me, del genere. Nel senso che quando gli indiani
cioè il passaggio dalla campagna alla città è un enorme avanzamento culturale e sociale. La città può essere criticata per milioni di persone, ma lo stato di soggezione e di divisione in caste e di brutalità che c'è nelle campagne, in molte campagne indiane, non in tutte, non in tutti gli stati, ma in molte campagne indiane è veramente terrificante. Lo spostamento di popolazione dalla campagna alla città è una delle cose più positive e che contrasta maggiormente con la struttura sociale divisa in caste, soprattutto contrasta con l'ignoranza che nei paesi, che nelle campagne è ancora molto diffusa e molto forte. Quando vanno in città anche le ragazze più povere, anche quelle che vivono nelle bidonville, vanno a scuola, cominciano ad andare a scuola, cominciano ad affermarsi. Avere un tetto a Pompei significa avere una prospettiva di vita per se stessi, ma soprattutto per i propri figli, completamente diversa rispetto a coloro che rimangono nel villaggio, chiusi nelle tradizioni, divisi in caste, dove molto spesso ancora oggi quelli delle caste più basse non possono andare a prendere l'acqua dove vanno gli altri. Quindi questo è un problema che dal punto che si ingrana su quello demografico, lo spostamento verso le metropoli. Certo, poi non è sufficiente, però sulla questione di genere direi che sono stati fatti dei passi avanti notevoli negli ultimi tempi, soprattutto dal punto di vista delle manifestazioni. Noi ne abbiamo, queste violenze ci sono sempre state in India, io non ho numeri per dire se fossero maggiori prima o se siano maggiori oggi, su questo non mi esprimo. La cosa positiva è che vengono fuori. La cosa positiva secondo me è che ci siano dei movimenti, ci siano delle manifestazioni di donne, non solamente di donne in India, che tirano fuori questa cosa, che ne discutono, mentre una volta era solamente la normalità. Adesso invece è diventato un problema serio ed è diventato anche un problema politico, perché è vero che si è cominciato a legiferare, si è cominciato ad inasprire il ripeto. I passi avanti da fare sono ancora enormi, nel senso che c'è ancora tantissimo da fare, però mi pare che il movimento ci sia. Sulle altre cose mi pare che sia già stato detto tutto. Sulla questione della fame, no, ci sono un sacco di poveri, non credo che ci sia nessuno che muore più di fame, nel senso che sì, voglio dire, quello che era, io mi ricordo quando ero un ragazzino, io mia mamma mi diceva c'è la fame in India, studia. Adesso non lo so, io a mia figlia direi guarda che c'è un indiano lì fuori che vuole il tuo posto di lavoro, non direi che c'è la fame in India. Due cifre, con una popolazione di base più istruita e più sana rispetto al caso dell'India, che accanto a un'elite di alta tecnologia, dal call center a quelli che fanno, che leggono le radiografie che arrivano attraverso internet negli Stati Uniti e che in pochi minuti la restituiscono all'ospedale della California, c'è però appunto una popolazione ben nutrita e a basso tasso di istruzione. Questo magari non è più esattamente vero oggi, però nella serie della crescita iniziata, mettiamo, dal 2000, dalla fine degli anni 90 in poi, il momento di partenza dell'India e della Cina ha fatto segnare anche questo decalage a livello di istruzione e a livello di salute a danno dell'India, dove appunto la necessità di vedere anche come lo spostamento di popolazione dalla campagna alla città, più nutrimento e più istruzione, possa cambiare l'elemento di base. Mi è venuto in mente che un argomento che non viene tanto sollevato, ma che è molto importante, è che specialmente Modi sembra puntare molto sulla diaspora indiana, perché pensa di avere in questi gruppi di indiani immigrati in altri paesi del mondo un punto di riferimento, piuttosto che non una politica globale in sé, che forse non è completamente consona con la concezione del partito di cui è parte, di cui è capo, raggiungere gli indiani sparsi per il mondo potrebbe essere una scelta strategica. Già lo si nota nella diversità
di successo che l'India e la Cina hanno in Africa, perché sostanzialmente la Cina invidia il fatto che in molti paesi africani ci siano ingenti comunità indiane emigrate lì forzosamente durante le colonie degli inglesi, che spostava dall'India, specialmente verso l'Africa orientale ma anche nel Sudafrica, popolazioni ritenute più adatte a certe attività economiche che gli africani non erano in grado di assolvere. E queste sono comunità ingenti, spesso un po' perseguitate e discriminate da governi africani, ma con posizioni molto importanti nelle rispettive società, anche in Uganda, in Sudafrica, cose che viceversa la Cina praticamente in. E invece, come sapete, la Cina ha avuto un punto di forza nella diaspora cinese nell'Asia sud-orientale, che sicuramente sono state le prime rivoluzioni in un certo senso tecnologiche di produzione. Abbiamo la possibilità di. È altamente probabile che a un certo punto vi dica che il calcio è un gioco e il cricket è uno sport. Il cricket è il gioco più meraviglioso che possa esistere. Ora, io, a parte il fatto che non ho mai capito come funziona il cricket, quindi figuriamoci entusiasmarmi per il cricket, sta di fatto che comunque loro hanno questa, cioè, voglio dire, giocano tutti, i bambini scalzi sotto i cavalcavia in mezzo alle automobili quasi giocano a cricket in giro per le città indiane, quindi il cricket è veramente una cosa molto sentita. E adesso stanno provando, io non credo che avrà un grande successo, però può darsi, stanno provando a fare una Premier League di calcio. Mi pare che Del Piero sia in India. C'è stato. E stanno costruendo questa Premier League, che non so che successo avrà, ma ci provano per alcuni versi, ma a loro piace il cricket. Per quel che riguarda l'Africa, secondo me c'è da tenere presente questa cosa: l'India non farà mai qualcosa di simile, neanche di paragonabile all'espansione cinese in Africa. L'India non avanza su ordine dello Stato, nessuna impresa indiana è mandata da Nuova Delhi in Africa o così via. Se un imprenditore indiano vuole farlo, lo fa. Infatti qualcuno sta cominciando ad intervenire anche in Africa, però è una differente, un'espansione diversa. E l'espansione comunque delle imprese indiane è abbastanza in atto, non è niente di straordinario, però anche in Europa abbiamo avuto casi notevoli. Per esempio la Jaguar è del gruppo Tata, il gruppo Tata ha una partecipazione nazionale ancora adesso, credo, nella Fiat. L'acciaio Mittal ha comprato il più grosso gruppo di acciaio europeo. L'altro giorno, cioè qualche mese fa, anche per l'acciaieria di Piombino è stata fatta un'offerta da parte degli indiani, poi abbiamo preferito gli algerini, ma comunque c'era un'offerta per loro. Quindi c'è un'attività di questo genere che però non,